Siamo a Fiesole, guardate com'è bello. E ho pensato di partire la mattina alle 7, ho detto vado su a Fiesole e vi racconto qualcosa su di me e sul libro che ho scritto di giochi matematici. E solo dopo ho scoperto che c'era l'autobus anche a quest'ora, avrei fatto meglio a prenderlo perché la salita da Fiesole fino a qui è dura, specialmente adesso con una mano sola. Comunque siamo quasi in cima, siamo a un paesino che si chiama Borgunto sopra Fiesole. Ora ce ne andiamo dentro a quel bosco lassù, che è un bosco anche famoso, ve lo dico poi perché. E mentre andiamo là vi racconto due parole su di me, per chi non mi conosce e anche per chi mi conosce. Allora, mi chiamo Guzman Tierno. E questo nome strano si deve al fatto che sono nato in Uruguay. In realtà Guzman è un nome strano anche in Uruguay, di solito è un cognome. Ci sono vari Guzman nel mondo, ma è quasi sempre un cognome. Sono nato in Uruguay e sono finito in Italia perché i miei sono esiliati politici. Quindi sono figlio di esiliati politici, un'altra volta vi racconto meglio perché è una storia lunga, complessa e dolorosa, anche interessante, molto interessante credo, e non perché è la mia, è semplicemente perché è una storia di anni difficili. In Italia c'erano gli anni di piombo, il 68, io sono nato nel 71, e invece in Sud America c'erano tutte le dittature. E i miei erano studenti che protestavano contro le dittature e sono successe varie cose e alla fine sono stati cacciati, ed è così che mi trovo in Italia da parecchi anni. Però non riesco mai del tutto, devo dire la verità, a sentirmi totalmente italiano. Sono un po' italiano, parecchio italiano, ma anche un pezzettino uruguaiano. Via di questa infanzia complessa, ho sempre avuto un'attrazione per la psicologia, per capire me stesso in qualche modo, però alla fine tutti mi hanno detto sei bravo in matematica, quando ero al liceo sei bravissimo, devi fare matematica, e quindi ho studiato matematica, mi è piaciuta parecchio, poi ho finito la laurea e mi hanno detto tutti no, devi continuare, iscriviti al dottorato, fai le selezioni per il dottorato. Ho fatto le selezioni per il dottorato, ho vinto in vari posti e alla fine me ne sono andato a Roma, alla Sapienza. Quindi ho fatto il dottorato e dopo il dottorato non ero sicuro di voler rimanere nella ricerca e nell'università. Mi piaceva, ma non ero il tipo che sapeva trottare, lavorare, stare dietro a un professore, pubblicare tanto. Ho fatto due teoremi di cui vado molto fiero, su cui ho sudato sangue per anni per riuscire a dimostrarli in tutti i dettagli, e però poi sono venuto via dall'università e sono andato a fare il programmatore. Mi piaceva molto l'informatica, mi piace tuttora, mi piace tanto programmare. Sono andato a fare il programmatore per 4 anni, prima programmatore, poi progettista software, eccetera. E quando ero lì ho pensato, però effettivamente il mondo dell'accademia mi piace, quindi mi sono reiscritto a informatica, ho preso una seconda laurea in informatica e ho anche insegnato a informatica, corsi di modelli matematici per l'informatica, roba del genere. E però restare dentro all'università era difficile, Firenze è piccola, di andare all'estero non avevo voglia perché avevo cominciato a mettere su famiglia. E a un certo punto io e la mia compagna, anche lei era all'università, abbiamo detto lasciamo stare, ce ne andiamo alle medie. E con grande stupore di tutti ce ne siamo andati nella scuola media e tutti ci dicevano vabbè, capisco che volete andare a insegnare, ma perché alla scuola media? E perché effettivamente sono pochi i matematici che vanno nelle scuole medie, la maggior parte sono biologi, i matematici se ne vanno quando vogliono insegnare, se ne vanno alle superiori oppure vanno a lavorare, cioè non che insegnare non sia lavorare, intendo dire a lavorare nel privato. E chissà quanti commenti riceverò su questa roba, ma se arrivano mi fa piacere. Quindi ce ne siamo andati nella scuola media e così è
che abbiamo iniziato circa 12 anni fa a insegnare nella scuola media. E devo dire che mi piace, è il mio posto, mi ci trovo. Allora, non so se di qua si può passare, non so dove andiamo. Ci provo. Dopodiché, come nasce questo libro? Quindi la storia c'entra per farvi capire chi sono e dove sono e cosa faccio. Insegno volentieri a scuola. Ho scelto le medie perché con i ragazzini si può fare tanto, si può esplorare tanto. È il momento in cui passano dall'elementare, in cui non sanno le cosine di base, le operazioni. E tra gli 11 e i 14 arriva la capacità di astrazione, quando arriva, e se uno è lì a poterla nutrire, questa capacità di astrazione, vengono fuori delle cose, secondo me, molto interessanti, spettacolari. Quindi secondo me è una bella età per lavorare da matematici con dei ragazzi che possono assorbire, raccogliere. Credo che un matematico può regalare tante visioni, tante possibilità. L'idea del libro nasce un giorno, credo, non lo so, tipo 4 anni fa. Facevo supplenza in una classe. Mi hanno dato chiaramente l'idea del fatto che ci sono dei meccanismi che catturano la mente. Ho proposto uno di quei tanti giochini che uno a volte già conosce, giochini matematici. E ho pensato, funzionano sempre, cioè uno va in una classe, era una classe particolarmente agitata, e gli ho detto, fermi tutti, si fa un giochino, una sfida, chiunque lo può risolvere, non c'è da sapere nulla, vediamo se riuscite a scoprire questa cosa. Era uno di quelli della serie dividi in due parti uguali, hai una figura da tagliare in due parti uguali o congruenti, come si dice. E tutta la classe c'è stata a lavorare, e in generale negli anni ho notato che è sempre così, uno va nelle supplenze o nelle proprie classi ovviamente, e ci sono una categoria di giochi che non solo funzionano, catturano la mente, trovano interesse, ma piano piano allargano la mente, perché innanzitutto danno fiducia all'idea che ci si può provare. E poi allargano la mente perché piano piano uno comincia a vedere degli schemi, delle cose che ritornano, dice posso usare la tecnica che ho usato l'altra volta. Per esempio in questi giochini del dividi in parti uguali, senza volere la mente si allena a ribaltare, ruotare, simmetrizzare, a capire quando è simmetrico, quando non è simmetrico, quando una cosa si può fare e non si può fare. E a volte trovo che sia più istruttivo fare arrivare l'idea, per esempio, di simmetria, che dare la definizione di simmetria, perché è inutile dare una definizione se nella mente non si è formata l'idea, quella che chiamano reificazione. Cioè ci deve essere l'oggetto nella mente, ci deve essere l'idea che si può, le cose si ribaltano, si specchiano, sono non sono simmetriche, poi uno dice allora si chiama asse di simmetria, però la definizione viene dopo. Secondo fattore che mi ha aiutato è stato il Covid, indirettamente, nel senso che stando a casa, facendo lezione da casa, che non mi è piaciuto per niente, però mi sono trovato costretto a trovare piccole idee che potessero funzionare, piccole idee espressive chiare che potessero funzionare per tutti non credo, ma insomma per parecchi, da casa. E allora sono partito a setacciare, testare, provare centinaia di questi quesiti che chiunque può provare ad affrontare, non c'è bisogno di prerequisiti matematici, e che piano piano allargano la propria visione matematica. Come nasce il libro? Mi sono messo a un certo punto a tavolino, ho detto ha senso farlo, mi metto a catalogare questo tipo qua di quesiti, mi sono dato dei criteri molto precisi, mi sono scritto circa 12-15 criteri, me li sono scritti per bene al computer, li ho definiti per bene e mi sono messo a catalogare fra i quesiti che conoscevo, fra quelli che riuscivo a inventare,
fra le varianti che riuscivo a fare io stesso e fra tutte le i campionati matematici junior che ho trovato in rete. Me li sono letti uno a uno, è stato un lavoro di un paio d'anni, setacciare, vedere e vedere alcuni dei requisiti che ho messo per selezionare questi quesiti. Il primo criterio è che ci deve essere un'immagine chiara e semplice. In generale sono esclusi quasi tutti i quesiti di geometria con il lato del trapezio, l'altezza del triangolo. La domanda deve essere di un rigo, possibilmente. Quanti pallini ci saranno nella ventesima figura? O quanti stecchini ci saranno nella ventesima figura? E quindi la domanda deve essere molto semplice e compatta e deve essere possibile affrontarlo anche se non si hanno particolari strumenti. Quindi deve essere questo è un altro criterio, si deve poter affrontare il quesito anche così, con la forza bruta, a mani nude. Mi faccio il ventesimo caso a mano e conto i pallini o conto gli stecchini. Se il quesito non dà delle vie di attacco, l'ho escluso da questa raccolta. Nella raccolta ci sono 544 quesiti e andando avanti così ho selezionato centinaia di quesiti e li ho testati credo tutti o praticamente tutti in classe. Io ho tre classi e classicamente faccio lezione normale con gli esercizi, le domande, le risposte, quello che c'è da fare, le spiegazioni, e però di solito mi lascio alla fine, quasi sempre o comunque in certi periodi con grande frequenza, 15 minuti alla fine in cui c'è il giochino del giorno e prendo uno di questi quesiti, lo metto alla lavagna, glielo faccio copiare, lo disegno alla lavagna, glielo faccio copiare e si parte, di solito a coppie o a piccoli gruppetti, qualche volta da soli, e per vedere qual è il gruppetto che trova un'idea carina per risolverlo, per rispondere, eccetera. E infatti un altro dei criteri è che lo si possa facilmente appunto copiare, ridisegnare, che non abbia spiegazioni troppo complesse. In alcuni casi ho lasciato alcuni di questi quesiti che sono più difficili da copiare a mano libera, ma perché erano bellini e se uno ha il libro per le mani lo può fare sul libro, quindi il libro a volte sono stato un pochino più lasco, però raramente, la maggior parte dei quesiti si possono copiare a mano, sono disegni semplici. Comunque, prima di raccontarvi ancora di più sul contenuto, volevo dirvi due parole sulla fase di produzione del libro, che per me è stata molto emozionante, interessante. Allora, avevo già scritto insieme alla mia compagna dei capitoli per Contaci, i capitoli di pensiero computazionale, di informatica, e allora ho proposto questo nuovo volume alla Zanichelli, che l'ho accettato, e devo dire che alla Zanichelli lavorano veramente bene. E chiaramente ho dei bias, ho una visione sul libro e sulla Zanichelli e sul processo di produzione che è una visione che è alterata dal fatto che sono io l'autore e che ho lavorato con loro e lavoro con loro, però sono veramente molto molto bravi, perché seguono le immagini, rifanno tutti i disegni, e ci sono vari correttori e stanno attenti se un punto alla fine della frase è in corsivo o non è in corsivo e viene rivisto e ricontrollato e rifatto tutto. È un processo molto lungo e anche faticoso, devo dire, perché 544 quesiti, ogni volta che si decide di cambiare l'impostazione di qualcosa, bisogna riguardarseli tutti 544 e dopo un po' diventa molto faticoso, però ero sicuro che poi ne valesse la pena e quindi
l'ho fatto molto volentieri. Allora, il contenuto, vi dico due cose sul contenuto. Il contenuto batte tanto su le sequenze, la combinatoria, la matematica discreta in generale, perché è qualcosa che la mente dei ragazzi, però anche dei più grandi, anche alle superiori, all'università, anche negli adulti, la matematica discreta è qualcosa che si aggancia più facilmente, perché posso farlo, appunto, posso contare gli stecchini, posso fare delle prove, e quando si va in altri tipi di ragionamento diventa più difficile. Allora, i quesiti hanno tutti una, due o tre stelline di difficoltà. Uno significa ovviamente molto tranquillo, due significa che c'è un pochino da pensare, tre significa effettivamente impegnativo. Ci sono sequenze, quelle in cui bisogna capire qual è il ventesimo, la ventesima figura di questa sequenza. E in questi casi di solito, come domanda extra, ho messo anche capire qual è l'ennesima figura di questa sequenza, qual è la regola con un generico numero n per descrivere la figura numero n. Poi si batte tanto sui numeri triangolari, sulle somme di Gauss. C'è una piccola spiegazione, una delle pochissime spiegazioni del libro, ho messo solo due pagine di spiegazioni, il resto sono quesiti, e si batte tanto sui numeri triangolari, quindi si spiega velocissimamente la storia che sapete tutti, su come sommare i numeri da 1 a 100, e poi la si usa in tutte le salse. Sui numeri quadrati, si batte anche su giochi con le espressioni, ma diversi da quelli che ci si può aspettare, ve ne metto uno qua sopra. Si batte sulle potenze, sulle combinazioni, la combinatoria in generale, quanti modi possono stare in coda quattro persone e quesiti di questo genere, ve ne metto un altro qua sopra. E quanti ne vedi? È un classico. Quanti triangoli vedi in questa figura? E trovare i triangoli nelle varie posizioni, più grandi, più piccoli, e quelli simmetrici, le varie rotazioni, si lavora su questo. Dividi in parti uguali, è un classicissimo, amatissimo, penso che sia la categoria più amata di quesiti dai ragazzi. Dividi in parti uguali, quindi per esempio dividi questa figura in un certo numero di parti uguali, e percorsi, quesiti in cui bisogna trovare il percorso che va da qualche parte o quanti sono i percorsi che fanno una certa cosa. Poi ci sono alcuni quesiti di pensiero computazionale, stile coding, trovare la sequenza che fa raggiungere il personaggio l'uscita, quesiti di questo tipo qua. E poi quesiti sulle equazioni, ve ne metto uno qua sopra per farvi capire. E poi quesiti sul Lego, sulle costruzioni di mattoncini. E poi quesiti sulle somme costanti, su questi ce ne sono tanti, e devo dire che io ho escluso tanti quesiti perché sono 544, sono già tanti, e ce ne sono tantissimi che potevano essere ancora messi. Quesiti sugli incastri, classicissimo, pentamini, triamini, tetramini, in quanti modi si possono incastrare, quanti entrano dentro una scacchiera, quesiti di scacchiere. Quesiti su Fibonacci in tutte le salse e in salse che non vi aspettate. E quesiti sulle scelte, in quanti modi posso scegliere due amici se voglio andare al cinema, quesiti di questo tipo. Qui stiamo arrivando in cima dove c'è questo spiazzo, e in questo bosco che si chiama Monte Ceceri, in questo monte, è un monte famoso perché veniva Leonardo da qui, proprio da qua. Da qui Leonardo si lanciava, o meglio, lanciava il suo deltaplano per capire come fare delle ali per far volare un uomo. Non ricordo bene la storia, se si lanciò l'assistente, ma credo che alla fine lanciò in realtà un deltaplano con un sacco di patate per non far fare male al suo assistente. O forse si fece male, non lo so, qualcuno me lo dica. E qua, ora non so se scavalcare e andarci, andiamoci. Aiuto! Questa ringhierina c'è perché qua sembra tutto molto tranquillo, ma veniva qui Leonardo perché non posso andare a marcia indietro, se no mi ammazzo.
perché qua sembra tutto tranquillo, ma poi tutto a un tratto c'è questo salto nel nulla da qui così. Eccoci qua. E piglierà il volo, il grande uccello sopra del dosso, questo dosso, del suo magno cecero. Siamo qui a Monte Ceceri, c'è un'etimologia della parola che non ricordo. Empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture, e gloria eterna al luogo dove nacque Leonardo da Vinci. Il canale continuerà ovviamente come sempre con quesiti, però diversi di voi mi hanno chiesto che ci sia anche un po' di questa teoria, visto che i quesiti servono a lungo andare ad allenare la teoria e a capire qualcosa. Diversi di voi mi hanno chiesto che nei quesiti in rete emerga piano piano la teoria, che ci sia qualcosa di più organico, più organizzato, e quindi sto cominciando a filmare delle serie di quesiti che cercano di andare in una qualche direzione invece di essere semplicemente una raccolta disomogenea di quesiti. Quindi farò un prossimo video in cui vi racconto meglio in che direzione va il canale. Ci sono varie cose, c'è questa cosa della matematica in città, interviste in città inframmezzate da video con mie spiegazioni e animazioni. La prossima volta vengo qua con una lavagna, mi piazzo qui da qualche parte in questi sentieri CAI e filmo qualche quesito direttamente qui nel bosco. È più diretto, più carino, più bello. Vediamo come vengono, ditemi se vi piace l'idea. La salita è stata dura prima stamattina alle 7, però adesso mi godo la discesa. Ora mi posso lanciare, vai! Vai, aiuto! Ho una mano sola! Campione del mondo! No, dico perché c'è una statua qua del campionato del mondo. Non penso che si senta nulla con questo vento. Chi lo sa, però c'è Firenze, ve la faccio vedere. Eccoci qua. Campionato del mondo di bicicletta. Yeah.